Antiestetici di alto inquinamento visivo. A Caltagirone divampa la polemica a seguito dell'avvenuta installazione, con il lavoro ancora in corso, di alcuni pannelli luminosi elettronici a messaggio variabile, peraltro in fase di collocazione in alcune zone di interesse turistico. La contestazione che divampa sui social network è esplosa subito dopo la collocazione di uno di questi pannelli in più luoghi della città, fra cui al crocevia San Luigi, innesto via Roma, dinanzi la sede del Museo del Presepe, che al momento rimane chiuso. Non si è neanche avuta la giusta osservanza di controllare quanto è dettato dall'articolo 23 del codice della strada, che vieta nelle strade questa ubicazione di enormi pannelli elettrici o elettronici. Questa dunque è la polemica sollevata da Angelo Malannino. Gli interventi fanno parte di un articolato programma di intervento, peraltro finanziato con i fondi comunitari, per la montata di oltre 580.000 euro. Scopo dell'iniziativa è quello di fornire all'utenza turistica informazioni mediante l'invio e la lettura di messaggi di pubblica utilità relativamente allo svolgimento di manifestazioni o altro. Quanto al pannello installato nei pressi di via Roma, è stato ritenuto d'intralcio in termini di viabilità alla circolazione veicolare e alla visione panoramica di via Roma. Insomma, in parole semplici, il classico pugno nell'occhio. È stato coniato lo slogan "Condividiamo bellezza" in rapporto alla Biennale della Ceramica, ma ho l'impressione che in questa città non stiamo condividendo bellezza, anzi possiamo dire che se le cose continuano in questo modo stiamo solo condividendo bruttezza. Ulteriori contestazioni sono sorte per l'installazione di pannelli in ceramica installati nei principali monumenti della città, come nel caso del pannello installato dinanzi la stazione ferroviaria. Io ho l'impressione che tutto si faccia senza guardare bene attentamente e senza studiare con criterio le cose. Mi riferisco anche alla sciocchezza della fontana di Scelba. La fontana non è di Scelba, la fontana è dedicata a Scelba, e non si possono dare 70.000 euro per un progetto ad un architetto per fare un progetto di tal genere.